Salve a tutti, sono Phoenix Lab. In questo tutorial spiegherò come applicare le texture a un solido con il software Cinema 4D. Allora, prendiamo un cubo, cube, lo rendiamo editabile cliccando qui, poi andiamo su Function, Subdivide, mettiamo 2, Subdivide 2, ok, poi clicchiamo qui, anzi qui, e clicchiamo qui e in pratica selezioniamo per esempio un quadratino, no? Ecco, poi andiamo su selection, set selection, e avremo questo tag, no? Diamo un nome per esempio a questo quadratino, ruota per esempio. Ok, invio, prendiamo un materiale, new material, facciamo un colore blu e lo assegniamo al cubo qui. Ora, dove c'è scritto selection, qui siamo su tag selection, dobbiamo mettere il nome dell'oggetto che abbiamo dato, ruota, no? Ruota, e avremo solo quel cubetto. In ipotesi vogliamo prendere altri cubetti, ricordiamo che possiamo usare questo strumento selezione, anche ne possiamo selezionare di più. Vogliamo applicare una texture a questi quadratini. Poi cosa facciamo? Vado su selection, set selection, do un nome a questi quadratini, lo chiamiamo carro per esempio, poi prendo una texture, new material, facciamo un verde e lo trascino su cube. Poi dove c'è scritto selection tag, scrivo il nome dei quadratini che si chiama carro, ecco qui, clicchiamo sul centro dove vogliamo e avremo qui il blu e il verde. Facciamo un rendering, ecco qui. Va bene, questo tutorial è finito. Ciao a tutti da Phoenix Lab.